Ciao a tutti, oggi prepareremo l'impasto per pizza. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa più il tempo di lievitazione. Gli ingredienti sono farina per pizza o di tipo 0, semola, acqua, olio extravergine d'oliva, lievito di birra, zucchero e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il lievito di birra e lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 2 minuti a 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina per pizza. La semola, l'olio e il sale. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo impastare per 5 minuti a velocità spiga. L'impasto è pronto. Nel frattempo abbiamo preso una ciotola e l'abbiamo unta con dell'olio. Adesso trasferiremo l'impasto nella ciotola. Lavoriamo un pochino con le mani. Adesso lo riporremo all'interno della ciotola, la copriremo con pellicola trasparente e la lasceremo lievitare per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto per pizza è ben lievitato, adesso potremo stenderlo su una spianatoia e andare a formare la pizza e condirla a nostro piacimento con pomodoro, formaggio e altri ingredienti. Impasto per pizza. Grazie e alla prossima ricetta.